Abbiamo fatto questo libro con Guido Guidi, Italo Zagner, un itinerario a cura di Mariano Andreani e Roberto Maggiori, e volevo chiederti un paio di cose. Allora, Italo Zagner, Guido Guidi, inizialmente professore primo, allievo secondo, poi il primo, Italo, più inclusivo nei confronti delle varie modalità con cui si manifesta la fotografia, nel senso che Italo ha apprezzato tanti generi fotografici nelle sue storie, bene o male ha dovuto occuparsi anche magari di autori che all'inizio, quando era fotografo, magari non considerava importante, ma che poi come storico ha dovuto abbracciare. E quindi tu invece, giustamente, essendo un artista, sei stato più ossessionato da un tipo di fotografia, come è giusto che un artista insomma persegua, no, un punto di vista particolare. Quindi queste sono le differenze. Quali sono invece, qual è il filo ideale che congiunge il lavoro di Italo al tuo e viceversa? Ma cazzo di domanda difficile mi fai. Ma questa, no, questa era per scaldare i motori, la prossima è un convegno più che una domanda. Dai, qual è il filo? Qual è il filo ideale che unisce il tuo lavoro di fotografo a quello di Zagner fotografo? Ma questo di che tu dici che Zagner era molto inclusivo in quanto storico, no? Zagner, quando era fotografo, non era tanto inclusivo, tant'è che polemizzava con quelli della bussola o con altri sì, tipi di fotografie. Sì, ma ho avuto come professore Zagner più o meno, un po' dopo, no? Ma nel periodo in cui era anche lui molto talebano, insomma, no? Ecco. Poi dopo lui si è aperto di più alla... Ma anch'io mi sono aperto alle nuove tendenze, insomma, no? Quindi non è che vedo contrapposizione di qualche tipo. Sì, quindi è una questione strettamente generazionale. Probabilmente per una questione di età che non era neanche tanto differente, cioè non ho molti... Una decina d'anni di meno. 10 anni più o meno, forse meno, insomma. No? Ecco, è vero che 10 anni possono essere molto quando sei giovane e che pochi quando hai una certa età, però... Che dire... Zagner mi ha sempre incoraggiato, escluso qualche volta che mi ha scoraggiato per alcune cose, ma mi ha sempre detto vai avanti e mi ha incoraggiato moltissimo su quello che... Non so se mi ha incoraggiato per questa sua, come dici te, inclusività oppure... per un'altra modalità che è quella dell'esclusivo. Questo non lo posso sapere, no? Però di fatto sono fortemente debitore a Italo di avermi spinto con dei calci robusti in avanti, insomma. Ma tu guardavi... In quel periodo guardavi solo allo Zagner professore e storico o anche, come dicevi, allo Zagner fotografo? Ma io l'ho conosciuto come storico e come professore, no? All'inizio. Poi di mano in mano l'ho conosciuto anche come fotografo. Nel 62 facevo il corso con Bruno Zevi. Sì. Il corso con Zagner l'ho fatto nel 68. Ho visto che nel libro, quando hai dovuto parlare dei fotografi che in qualche maniera ti hanno ispirato, no? Hai nominato Frank, Freelander, Evans, Louis Bowles e Robert Adams, però ho visto che manca Eggleston. È stata una dimenticanza oppure anche in questo caso hai rivisto un po' le tue preferenze negli anni? Ma Eggleston l'ho guardato, ma preferivo Shore all'epoca. Mi piace molto Eggleston, l'ho anche conosciuto, insomma, no? Forse è stata una dimenticanza, forse. Vabbè. Non ho mai dialogato con lui
forse dipende da questo anche, no? Va bene. E invece... L'ho trovato troppo dandy, troppo snob. Come uomo anche, no? Soprattutto, no? Quindi come fotografo magari lo apprezzi meno? Come fotografo ci sono delle cose che mi piacciono molto. Diciamo che ho conosciuto attraverso la rivista Camera, la rivista svizzera, quasi contemporaneamente, questione di un mese, ho ancora la rivista, ce l'ho ancora là, Camera, i due numeri con la copertina, una di Eggleston e una di Shore. Mi piacquero tutti e due, insomma, no? E tornando al discorso che facevi prima, sempre sulla preferenza degli autori, come dici te, una volta eri più talebano, noi ci conosciamo da 20 anni ormai, no? Sì. Forse anche qualcosa di più, no? Ho fatto anche l'assistente per Terro Yuav negli primi anni 2000. Mi ricordo che per esempio alcuni autori non ti convincevano molto, come Ayn, che ritenevi troppo sensazionale. Ayn lo ritenevi troppo legato al sociale, troppo sensazionale. No, Ayn mi è sempre piaciuto. Mi ricordo qualche... Ce l'ho anche... Avevi qualche perplessità, non è che lo trascurati. Mi pare che ti confonde. E poi Strand, mi ricordo che lo ritenevi forse con un impianto eccessivamente formale, e, mentre invece poi anni dopo... Ma non è vero! Ma io mi ricordo un po' le lezioni che avevi... Forse sono stato frainteso. Però ho visto adesso che hai messo anche un paese nel libro, per cui naturalmente col tempo... Per forza, un paese è stato uno dei libri fondamentali, certo, che ho comprato nel 71-72, a metà prezzo, perché era in svendita, no? E costava 4.000 lire di listino. E lo comprai per 2.000. Metà, dai Remenders. Un paese svenduto. Se lo rivendo adesso ci guadagno altro che. Vabbè, adesso quello, la prima edizione è quasi proibitivo il prezzo. C'ho anche l'edizione Linari, ce l'ho tutte e due le edizioni, una con la copertina grigio-verde e quello nuovo con la copertina grigio-metallizzata, grigio-argentata, mi piace poco. La seconda copertina. Quella Linari, sì. No, però sia Eggleston, sia che dicevi Ayn. Sì. Ayn, ho visto, lo conoscevo poco forse, no, perché nel 79 io ho visto la grande mostra a Venezia, a Palazzo, al Museo Correr. E ho anche fotografato, ho rubato delle fotografie, rubato, col flash e con la Nikon, ho fotografato alcune fotografie che poi ho addirittura stampato e ce l'ho ancora appesa, una ce l'ho ancora nell'armadio di là. Per ciò che riguarda Strand credo che sia il primo libro importante che ho avuto tra le mani. A proposito di Strand, mi ricordo che citavi qualcuno, non mi ricordo se Sarkowski, che diceva che della produzione di Strand avrebbe salvato solo la foto della cieca, no? Quella blind, e, appunto per dire che... Evans? Strand aveva fatto John la foto... Sarkowski. Sì, no, John Sarkowski, mi sembra che fosse lui, aveva parlato di Strand dicendo che della sua produzione avrebbe salvato solo la fotografia della cieca, il ritratto della cieca frontale. Apprezzo molto Tarkovsky, ma non sono d'accordo. Sì, la cieca, ma mi piacciono moltissimo i ritratti, quelli che ha fatto in Francia, quelli che ha fatto lo Zara, quelli che ha fatto nelle Isole Ebridi. No, io ho grande ammirazione per Strand. Assolutamente non. C'è stato un periodo qui dove, ti dirò, mi è capitato di parlare con la banda modenese, Olivo e quant'altro, no?
che pensavano appunto non bene di Strano. Forse mi hanno un po' corrotto, un momentino, no? Non so se posso dirti questo. Racconta. Perché peccherei, farei peccato di Ibris, che una volta Gosses, qui quando mi ha fatto il libro, ha scelto una fotografia, un ritratto, e allora non lo voleva mettere, poi lo voleva mettere, non mi ricordo bene. E allora mi fa, no, lo devi mettere, gli dico, perché è un omaggio che ho fatto a Strand. Ah, allora lo mettiamo. Allora lo mettiamo. Però poi un momento dopo mi ha detto, ma te sei più bravo di Strand. E questo non lo dovevo dire. E la fotografia era quella di quel ragazzo incontrato a Chiosa, ovvero Chiozza, quel ragazzo che tiene in mano un telefonino e la mano collima con la ruota della bicicletta che è di dietro. Era un omaggio a Stranzo i generi perché c'era la ruota di bicicletta, ma la collimazione del telefonino con la ruota di bicicletta era più finlandariana che non. Ecco. L'intervista che hai fatto con Mariano, mi è piaciuto molto il tuo riferimento al concetto di bello. Come dici, per gli antichi bellum significava guerra, qualcosa per cui combattere. Mentre oggi il bello è qualcosa che rientra in una codificazione consolidata, una consuetudine banale. In questo senso le tue fotografie sono trasgressive non perché possono apparire brutte, ma perché combattono per una ridefinizione della categoria del gusto. Le tue fotografie non sono solo interessanti, ma sono anche belle. Hanno a che fare con un combattimento per imporre sì, un sì, gusto sì. Nuovo. Questa storia del combattimento. Del bellum, no? Bellum, non so se è una stupidaggine che mi sono inventato. E invece sono mi è piaciuto molto. Sì, sì, è interessante, però non so se etimologicamente corretta, però... no? Non sì, lo sono inventato. Sì, sì. Sì. E quello che ho imparato a scuola, da Scarpa soprattutto, è quello di interessarmi non all'opera finita, ma al processo, al lavoro che tu fai, quindi la bellezza è proprio questo, nel momento in cui fai, no? Raffigurare il processo è una sorta di scommessa, insomma, no? Ma se riesci a raffigurare il processo, hai a che vedere con l'autentica bellezza, insomma, no? Se no, hai a che vedere col déjà vu, con la convenzione, con quello che è già saputo, quello che è stato già codificato. Insomma. Quello che è già codificato. Ma credo che la fotografia è un ottimo, potrebbe essere un ottimo strumento didattico per lavorare, per aiutare i giovani a lavorare in questa direzione del processo. Infatti il Sgarpa non finiva mai il lavoro e quando la settimana prima di morire, prima di andare in Giappone a morire, la barista che gli preparava il panino a mezzogiorno quando andava in cantiere, che io ho conosciuto qualche anno dopo e mi ha raccontato questa storia, la vigilia della partenza appunto per il Giappone, lei gli domanda, ma professor, quando finisce Omo questa opera, se sa 10 anni che lavora, quando finisce Omo? Ah, signora, non bisogna mai finire le robe, parlando in dialetto, perché cosa finisse, se mor. È morto lo stesso senza averla finita, però. Questa è una scommessa, insomma, questo per
dire di questa idea del fare continuo, del guastare. Mi ricordo Giacometti, che lo scultore che continua a plasmare, e poi il fratello Diego, basta, gliela toglie, no? Perché sennò andrebbe avanti. Come se c'era un altro. Non finisce mai. Ti faccio l'ultima domanda allora. Dai. Allora, anni fa andavo in macchina di notte e avevo la radio accesa. Tu, e c'era l'intervista a un estetologo. Tu? Sì, ho ascoltato l'intervista a un estetologo. E alla domanda dell'intervistatore su cosa fosse arte, il professore di estetica ha risposto: l'arte è la verità. E allora il giornalista ha incalzato e ha chiesto: ma che cos'è la verità? E l'estetologo ha risposto: la verità è l'assenza di retorica. In quel momento, mentre guidavo, ho pensato subito alle tue fotografie. Le prime opere d'arte a che mi sono venute in mente sono state le tue fotografie. Penso ti sono grato, ma veramente una bella risposta. Come ha detto, che la verità, e quindi... Che cos'è l'arte? L'arte è la verità. Che cos'è la verità? La verità è l'assenza di retorica. L'assenza di retorica. Poi dopo me la scrivo. Ritrovo molto del tuo lavoro in questa affermazione. Ci sono i filosofi, quelli, come si chiamano? I filosofi che derivano da Bertrand Russell poi alla fine. I positivisti. Danto. Ah, è tanto l'americano, italoamericano. Sì. Come si chiamano loro? Sì, va bene, cioè loro dicono: è arte ciò che va nel museo d'arte. Sì, come Dino Formaggio, no? Che dice: arte è tutto ciò che chiamiamo arte. Esatto, Dino Formaggio dice: è arte ciò tutto che nasce per andare in un museo d'arte. Solo che dopo, cosa vuoi, le Madonne nel Medioevo non erano nate per andare in un museo d'arte, no? Però adesso ci sono. No, ma quella quindi è una degenerazione, anche perché l'arte contemporanea si basa ormai solo su quello, no? Sì, sul sì. Sul posto dove piazzi l'opera, però sì. Si presta un po' alla speculazione. Va bene, quindi abbiamo finito. Se vuoi concludere qualcosa. Credevo a una conclusione. Dicevi di Danto. No, ma non è importante, sono d'accordo con questa... No, non sono d'accordo, mi sembra una bella definizione. Sì. Va bene. Senti, l'ultima cosa, che ne pensi di sto libro? Ti è piaciuto alla fine? Ma mi sembra bene, se vuoi che ti dica. Mi sembra confezionato bene, sono incuriosito anche di come avete messo le... Cioè, sono uno spettatore di questo libro in qualche modo, no? E quindi sto curiosando di tanto in tanto, come se fosse il libro di un altro, no? Questo mi piace, insomma. Anche se conosco le fotografie, diventano più nuove, come se le ha fatte qualcun altro. Si sono contaminate con... tra di loro e anche con la vicinanza del mio maestro, certo. Italo. Sono arricchite di questa contaminazione. Avete usato il fondo grigio qui, come gli antichi? Sì, per uniformare un po' il fatto che tutte le fotografie sono diverse, provengono da libri molto diversi, quindi sì, il grigio un po' tendeva ad amalgamare il tutto. Sì, sì.